Host 2011, è nostro ospite, o forse è meglio dire siamo noi ospiti dello stand di Luca Adriani al numero 92L. Beh, anch'io sono ospite, per cui ho approfittato di un passaggio dall'azienda Tritec dei compattatori per presentare in anteprima, perché in realtà la vera presentazione sarà per Venditalia 2012. Dove saremo anche noi? Bene, dove ci sarà la presentazione appunto del progetto Food 24, che è una nuova società che ho costituito di recente, specializzata nella commercializzazione di distributori automatici, ma soprattutto di questo distributore automatico, che è quello che avete forse già conosciuto, con un forno a microonde integrato, per cui Food 24 propone delle soluzioni con dei prodotti, una linea propria di prodotti ad hoc per il vending, per cui con un packaging particolare in grado di appunto di soddisfare un'esigenza non solo del prodotto fresco ma anche del prodotto caldo, riscaldato ovviamente in maniera automatica. Sempre con packaging microondabile? Tutto rigorosamente con packaging microondabile. Food 24 ha una propria linea di prodotti, che sono degli snack che possono essere la pizza piuttosto che la piadina, la focaccia, le brioche. E poi abbiamo due partnership, una con Montana Alimentari e una con Fileni, che ci ha fatto dei prodotti a base pollo, tipo il riso, piuttosto che altri prodotti, sostanzialmente in una vaschetta che può essere facilmente maneggiata da un distributore automatico. Insomma. E dunque perché proprio l'OS 2011 per presentare in anteprima il progetto Food 24? C'è un'attenzione verso l'oreca? Sì, c'è una forte attenzione, perché io credo, anzi direi che è l'oreca che ha una forte attenzione al vending, e l'ho visto da questi giorni, dove c'è stato un fortissimo interesse da parte delle aziende di ristorazione, fortissimo interesse da parte di chi oggi fornisce ristorazione, e non solo ristorazione, per cui mi riferisco agli hotel, ai campeggi, a qualsiasi struttura che dia un servizio e che abbia necessità di dare nei loro servizi anche un servizio di ristorazione, però in maniera automatica. Voi sapete i costi, noi abbiamo la nostra categoria, il nostro vending ha un impatto di costi manodopera molto più basso di altri settori, per cui noi riusciamo ad essere molto più performanti e soprattutto 24 ore non stop rispetto ad altri settori, per cui io direi Host è anche la nuova casa del vending, a mio parere. E noi siamo qui proprio per questo motivo, Luca. Allora, ripiloghiamo. Io sono in questo momento tuo ospite, tu sei ospite a tua volta dello stand Tritec. Mi spieghi che cosa ci fate insieme qui? Beh, diciamo che i compattatori sono un elemento essenziale nella ristorazione collettiva, per cui le mense, per cui gli hotel, qualsiasi luogo dove ci sia necessità di triturare il rifiuto, compattarlo. E io credo che questo sia un canale per noi, e si sta verificando corretta questa intuizione, sia un canale importante anche per inserire un servizio automatico. Questo ecco perché non voglio assolutamente e rinnegare l'appuntamento principe, che è Venditalia, dove saremo presenti con il nostro stand, però io credo che, come avrete potuto vedere anche negli stand dei costruttori di macchine del caffè, abbiamo tutti i più grossi costruttori del vending, anche noi come Food 24 abbiamo preferito questa sede come anticipazione, perché poi l'effetto più importante ce l'avremo a Venditalia sostanzialmente. Ci saremo anche noi. Luca, io ti ringrazio, ringraziamo anche a nome dei telespettatori di Vending TV, credo riusciremo a incontrarci un po' prima dell'occasione di Venditalia 2012 per andare magari a scoprire qualche piccola anticipazione sul progetto. Certo, beh, il fatto che Vending TV sia comunque a questa fiera significa che queste cose si stanno intersecando. Quando il nome Vending comincia ad essere sicuramente un nome identificativo del modo
con cui si fa ristorazione, ma non vorrei fosse una barriera, nel senso vendi, ma vendi però a 360 gradi, per cui in qualsiasi luogo dove ci sia necessità di un servizio 24 ore. Grazie Luca, per il momento è tutto. Luca Adriani con Fabio Russo per VendingTV.it, Host 2011, Milano.